Buongiornissimo, ben ritrovati qui sul nostro canale. Grazie per essere qui. Noi, ciao Nocce. Sì, ciao, vuoi anche esserci tu, scusa. C'è anche lei. Noi siamo un po' emozionati, agitati, perché quello che andremo a fare quest'oggi, in un contesto molto primaverile, sarà un viaggio nel tempo. Sì, infatti siamo un pochettino, non dico agitati, però c'è quel pizzico di agitazione, sì. Perché comunque faremo qualcosa che sono tanti anni che non si fa più in generale, comunque, o meglio... Sono pochi quelli rimasti a farlo. Sì, e quindi siamo emozionati di imparare, speriamo, a fare questa cosa. Tra pochi minuti arriverà Alfred e io adesso devo andare a accendere il forno. Romy sta finendo di pulire, che gli ospiti sono andati via e le colazioni sono da smantellare. Ci siamo vestiti, ma troppo ci svestiamo. Sì, perché ci sono oggi è 17 gradi, una roba incredibile. È una domenica bella calda, quindi mi sa che farà molto. Cosa c'è? Tu devi sempre comparire. Per cui, ragazzi, venite a fare con noi questo viaggio nel tempo. Vediamo se saremo in grado di imparare questo antico mestiere, ma soprattutto... Scriveteci se qualcuno di voi lo fa, sa farlo, se avete appunto... Se vi tornano in mente dei ricordi, perché a volte queste cose fanno venire in mente magari ricordi lontani, perché una volta era normale fare queste cose, quindi scrivetecelo, siamo curiosi. Per cui, 3, 2, 1, on y va!
Avete visto questo Alfred? Ci ha passato questa grossa, grossa eredità, che per noi eredità è questo. Non è una visione solo come soldi, ma come anche tradizioni, lavori di una volta. Anche perché si trova sempre meno gente che comunque sa fare questi cestini e quindi c'è, è un regalo prezioso che abbiamo ricevuto. Alt però, noi ieri abbiamo visto, abbiamo provato, quindi adesso abbiamo una vaga idea comunque di come si fa. Però è chiaro che adesso metterci proprio da zero e rifare tutto... ci vuole un attimino, ma giustamente lui l'ha detto, prima dovete proprio impratichirvi e anche dopo magari 10-20 cestini probabilmente sarà un po' più facile. Quindi adesso sfruttiamo la mente fresca e la voglia di riscatto e proviamo a farne uno noi, poi vi faremo vedere quello fatto ieri con Alfred, quindi a sei mani. E ora ne proviamo a fare uno io e Romina, vediamo se riusciamo a arrivare alla fine di questo episodio con il secondo cestino dopo quasi più di mezzo secolo, un nuovo cestino... Ai Caban. Sì. E allora, non rifacciamo la parte del forno perché ieri nel forno abbiamo già appunto ricavato diversi... Fettucce di legno, di queste qua. Quindi passiamo alla piallatrice direttamente. E vediamo. Lui ha detto che con gli avanzi di ieri, o tre cestini potremmo farli, ma ovviamente... Però abbiamo poi altri polloni. Riaccenderemo il forno e proveremo magari nei prossimi giorni tutto il procedimento, perché la parte del forno, ragazzi, è tutto tranne che semplice. Sì. Adesso Romina si mette alla pialla. Vado. I passaggi ce li ricordiamo. Ta 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 tac, sottilezze, poi veniamo col macchinario. Ta 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 tac, momento. Andiamo, trois, deux, un, on y va. Vedete? E ora Romy si mette lì, tieni. Proviamo. Vediamo se abbiamo imparato la lezione. Ok, si blocca. Siamo partiti col coltel tirau. Adesso Romy man mano lo fa, poi sente quanto sono diventati flessibili, giusto? Sì, cioè... Diventa proprio più... Dobbiamo con questi qua fare la base. La base. Allora, iniziamo... Dobbiamo ricordarci tutti i passaggi. Sì. Dobbiamo smontare questo, incastrare i primi. Sì, che questo si alza, dovrebbe alzarsi per incastrare. E poi iniziamo a intrecciare per far sì che si crei la struttura principale. Dopodiché facciamo gli angoli. Sì. E poi abbiamo... E poi... Allora, noi... Comunque la faremo più piccola, l'intenzione è quella di farla più piccola, anche se Alfred ci aveva detto che più... In realtà quelle più grandi sono un po' più semplici da fare, giusto? No, giustamente. Però dobbiamo farla più piccolina perché abbiamo fatto un calcolo di quante abbiamo di queste bacchette ancora. Per non accendere il forno. Per non accendere il forno oggi e quindi... La faremo 6x5. Sì. In teoria. 6 listarelle così. E 5 nell'altro verso. Esatto. Quindi così. 2, 4, 6, 5 di qua e 6... Di là. Sì, 5 sul lato lungo e 6 sul lato corto. Che c'è la parte dispari. La parte i più grandi vanno al centro. Ok, iniziamo. Okay. Incredibilmente ce l'abbiamo fatta a fare la base, ora inizia veramente il difficile, ovvero
iniziare a piegare tutto. Che faticaccia, ragazzi! Ragazzi! Qualcosa c'è! Allora, diciamo che qualcosa c'è. Adesso parte la parte più difficile. Ma oddio, per me era già difficile la treccia. Poi è chiaro che rispetto a quella che abbiamo fatto con Alfred ci sono molti più buchi, cioè. Però dai, per essere la prima. È un paniere di una volta. Adesso iniziamo a preparare la maniglia centrale, il manico, e dopodiché iniziamo a fare il bordo. Iniziamo a fare il bordo. Che bello. A treccia. Ta-dan! Dai, contento? No, noi siamo super soddisfatti del risultato, in realtà. Poi è ovvio, è piena di imperfezioni, infatti ora manderemo tutti i video ad Alfred e chiederemo a lui bene, appunto faremo vedere tutte le imperfezioni che ci sono. Questa è quella che appunto abbiamo fatto con lui ieri. E questa che abbiamo provato a fare noi, alla fine ci abbiamo messo 5 ore più o meno. Sì, più o meno. Avendo sì. Già le stelle pronti. Esatto. Una delle parti più complicate è stata questa dell'intrecciamento. Bordo. Del bordo, perché non ci ricordavamo più e più che altro non abbiamo fatto ieri un video bello dedicato e quindi siamo andati un po' a caso. Infatti ci sono degli errori, soprattutto nella parte finale. Però vabbè, comunque siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti, è stata veramente, abbiamo ricevuto veramente una grandissima eredità. E grazie di aver creduto in noi. E adesso noi partiremo poi col forno nei prossimi giorni a cuocere altri polloni. Sì, tutti gli altri polloni che sono già stati tagliati. E proveremo a farne altre. Proviamo a farne altre, quindi dobbiamo proprio partire dai polloni e lì sarà ancora più difficile. Però. Sei contenta? Sì, molto. Questo lo useremo, è un paniere. Non lo so, tipo per tutte le uova che ci faranno. Cosa dici? Va bene? Dai. Figata. Noi vi ringraziamo di essere arrivate fino a questo punto del video, speriamo che... No, e le tue uova, Orietta? Sì, Orietta vi saluta anche lei. Noi... adesso andiamo a sistemare il tutto, vi diamo appuntamento al prossimo episodio, ricordandovi, viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo, grazie di cuore Alfred, grazie ancora e alla prossima, iscrivetevi al canale, ma soprattutto prenotate la nostra struttura recettiva, ciao.